Ciao amici, benvenuti alla recensione di Like a Dragon Gaiden, prodotto Sega, sviluppo Ryuga Gotoku Studio, lingua in inglese e giapponese, con sottotitoli in italiano, disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, sia in formato digitale e in formato fisico, però con importazione dal Giappone. Ovviamente la versione PlayStation 4 è retrocompatibile per PlayStation 5, la versione per Xbox One è retrocompatibile per Xbox Series X o S. Se caso lo prendete in digitale, supporto di 4K sì, prezzo di lancio 59,90 euro. Generazione. Parliamo un po' della trama, qui purtroppo farò un piccolo ma piccolo spoiler. Allora, la trama di gioco praticamente ritorna il protagonista, il Yakuza, ex Yakuza leggendario Kazuma Kiryu, che praticamente sarebbe il drago di Dojima. E questo capitolo si colloca tra gli eventi di Yakuza Like a Dragon di Ichiban e Yakuza 6. Come abbiamo detto, Kazuma, che è il famoso drago di Dojima, è sotto, diciamo, falsa identità, cioè praticamente ha un altro nome e un'altra vita, perché la mafia Yakuza lo sta cercando per ammazzarlo. Qualcuno vuole ovviamente cercare di farlo uscire allo scoperto, cercando ovviamente di provocarlo. E stop, mi fermo qui perché non voglio fare spoiler o rovinare i colpi di scena. Ho già fatto già un piccolo spoilerino perché ovviamente ho dovuto dire questa parte della trama. Parliamo invece senza problemi per quanto riguarda l'aspetto tecnico. Il gioco è stato realizzato ovviamente col motore grafico proprietario, il Dragon Engine, e offre abitazioni dettagliate e ha un frame rate piuttosto stabile. Però peccato che alcune location, alcune aree di gioco sono un po' ripetitive per via di una mappa molto più piccola rispetto ai precedenti capitoli. Poi un'altra cosa che vorrei segnalare è che il motore grafico proprietario, nonostante tutto sia buono per tutte le versioni per console e per PC, purtroppo sente il peso degli anni, andrebbe un po' aggiornato. Per quanto riguarda il design dei personaggi e dei nemici, anche qui è ben curato, sono dettagliati e anche vari e con animazioni fluide. Buono anche il comparto sonoro con musica a tema ben implementate e un doppiaggio in inglese e giapponese ben fatto, con i sottotitoli in italiano. Anche se voi fate venire il gioco in formato fisico dal Giappone, ovviamente ci sono i sottotitoli in italiano che si possono selezionare nel menu, quindi non vi dovete preoccupare. E adesso direi da passare al gameplay per dirvi un po' com'è il combat system. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua con la parte del gameplay. Avete presente lo spin-off Judgment, sempre creato da Ryuga Gotoku Studio? Se sì, avete fatto bingo. Il gameplay di Like a Dragon Gaiden è uguale, identico. Il nostro Kazuma, che giustamente è un gioco d'azione, quindi abbandoniamo l'elemento RPG a turni che c'era in Like a Dragon con Ichiban, per ritornare allo stile vecchio dei primissimi capitoli. Comunque, il nostro Kazuma potrà alternare due stili di lotta differenti, che sono agente e ovviamente Yakuza. Iniziamo ad esaminare dal primo. L'agente serve per controllare la folla. Faccio un piccolo esempio: noi potremmo sparare un cavo. Con questo cavo, che proviene dall'orologio di Kazuma, possiamo catturare dei nemici, ovviamente proiettare gli avversari contro altri o contro magari una parete o con qualsiasi oggetto che c'è nell'abitazione. Una volta che abbiamo indebolito i nostri avversari, possiamo prenderli a calci, a pugni, eccetera, eccetera. Sì, ovviamente ci sarà anche uno stile di combattimento un po' alla 007, possiamo utilizzare delle mosse tipo pugni, calci, parata per poterle, diciamo, mettere fuori combattimento. Possiamo anche richiamare dei droni di supporto, possiamo lanciare delle sigarette esplosive. Insomma, come avete capito bene, è uno stile per il controllo della folla, uno stile più sulla difensiva e contro-attacco. Invece lo stile di Yakuza è adatto ai, diciamo, ai duelli di strada, agli scontri faccia a faccia, quindi praticamente noi possiamo utilizzare la forza bruta. Possiamo raccogliere gli oggetti contundenti tipo le sedie, i bastoni e praticamente fracassare la testa ai nemici. Giustamente questi due stili possono, man mano che noi li sblocchiamo e sblocchiamo nuove abilità attraverso i punti esperienza che andremo a guadagnare, possiamo combinarli per dare vita a delle combo meramente devastanti. Poi non è finita, se in caso indeboliamo un nemico, possiamo effettuare anche una finish molto violenta ma anche spettacolare, premendo triangolo o mi pare Y se giocate su Xbox. Tale mossa ovviamente può mettere KO un nemico normale o causare dei danni critici ai boss di fine livello.
Poi, lottando contro i nemici e i boss compresi, caricheremo anche una bara chiamata la Furia. La Furia, una volta carica, possiamo scatenarla e praticamente i nostri attacchi, le nostre combo diventeranno ancora molto più potenti. Una volta ovviamente esaurita la Furia, praticamente faremo degli attacchi normali. Ebbene combinare queste caratteristiche perché man mano che noi andremo avanti nell'avventura, boss e nemici diventeranno sempre più impegnativi. Poi un'altra cosa, una volta che completiamo le missioni, possiamo guadagnare i soldi e i punti esperienza per ovviamente potenziare Kazuma. Ad esempio, con i punti esperienza possiamo sbloccare nuove mosse, nuove abilità. Con i soldi guadagnati possiamo comprare degli oggetti utili, ad esempio armature che possono dare dei, diciamo, dei punti di difesa attraverso, tipo, non so, faccio un esempio, difesa sul sanguinamento, difesa sul tipo sull'attacco fisico e via dicendo, o se no degli oggetti che aumentano anche l'attacco. Poi, per quanto riguarda altri oggetti che possiamo acquistare, sono ad esempio le bevande che aumentano e ripristano la nostra salute, o se no, praticamente potenziano l'attacco per un tot di secondi. Altra cosa molto importante da segnalare è che nel gioco, oltre alle missioni principali e secondarie, sono presenti anche dei minigiochi molto interessanti. E adesso direi da passare alla sintesi, quindi vi dirò se vale la pena acquistare questo spin-off Like a Dragon Gaiden. Ci vediamo tra poco. Eccolo qua, come vedete, ecco qui lo spin-off Like a Dragon Gaiden con protagonista Kazuma. Come vedete dietro, se voi spero di farlo vedere, si tratta della versione giapponese. Quindi non vi preoccupate, anche se la prendete e la fate arrivare come importazione, avete comunque i sottotitoli in italiano. Io della verità non ho nulla da dire su questo gioco, perché la trama è interessante come tutti gli Yakuza. Vi tiene incollati, volete seguire dall'inizio alla fine per vedere appunto cosa succede e che incontri potete trovare. E poi per di più la grafica, abbiamo delle abitazioni dettagliate, un frame rate piuttosto stabile e anche il design dei personaggi è ben curato. Insomma, dal punto di vista grafico, Yakuza hanno sempre mostrato delle abitazioni affascinanti, per me lo stile giapponese mi piace tantissimo, e un gameplay che sa divertire, tiene impegnato il giocatore con degli scontri, dei duelli veramente duri, tosti. Poi ci sono anche i minigiochi per prolungare un po' la longevità del gioco. E poi per finire, devo dire la verità, il gioco sa, diciamo, farvi sfogare un bel po'. Abbiamo due stili di combattimento che si possono essere combinati. Insomma, possiamo creare delle combo, delle mosse veramente devastanti. E più noi andiamo avanti, più sbloccheremo nuove abilità spendendo i punti di esperienza. L'unica critica che vorrei sollevare un po' a questo capitolo è perché il motore grafico proprietario, nonostante tutto, nel corso degli anni ha saputo comunque regalare dei giochi visibilmente anche belli, purtroppo sente il peso degli anni e andrebbe un po' aggiornato, andrebbe un po' migliorato se vogliono ovviamente proseguire con la serie Yakuza. In attesa ovviamente della nuova avventura di Ichiban che mi pare che arriverà verso febbraio, se non erro. Insomma, non vedo l'ora. Per il momento, se il caso volete, diciamo, un pochettino aspettare, a ingannare un po' l'attesa, prendetevi questo spin-off perché ne vale la pena. Forse magari per il difetto del motore grafico che risulta un po' vecchio, magari non prendetelo a prezzo pieno, prendetelo un prezzettino ancora un po' più basso, magari sui 39,90 euro, secondo me è già un buon prezzo. Però per il resto, chi è fan come me di Yakuza, giustamente può magari comprarlo anche a prezzo pieno. Io l'ho fatto perché alla fine mi fido della marca di sviluppo e non ha mai deluso fino adesso. Bene, raga, questa è la fine della recensione di Like a Dragon Gaiden. Spero che anche voi vi sia piaciuta questa recensione. Lasciate un like e fatemi sapere anche nei commenti se caso conoscete la serie Yakuza, se caso ci state giocando allo spin-off con Kazuma, il drago di Dojima. E fatemi sapere un po' le vostre considerazioni, tutto quanto, e noi ci vediamo alla prossima. Un saluto da un misterioso Davide Blu, dal vostro amico Bomber e ovviamente dalla nostra mascotte Pablo. Link in descrizione, trovate come sempre tutte le info della redazione. Ciao a tutti, bye bye.